Sì, ormai sono 2 anni che le imprese sono in questa situazione, tutti siamo in questa situazione, ora in questo il mio punto di vista è quello delle imprese. Il problema qual è? È che si sono messe insieme una serie di circostanze che rendono veramente difficoltoso mandare avanti un'azienda. Intanto le feste sono andate male, perché a parte la grande kermesse della città del Natale, che insomma, ha avuto la sua importanza e meno male che c'è stata, però poi si è creato il deserto, praticamente è sparito tutto quanto, in particolare perché si sta facendo anche un eccessivo uso della quarantena, diciamo, no? Purtroppo qui non c'è una persona che non abbia un positivo in famiglia o nell'azienda. È un lockdown di fatto, cioè alla fine, no? E attenzione, un lockdown di fatto, ma non è retribuito in niente, cioè non viene considerato come fosse una cosa del genere. E quindi la questione si aggrava, perché non si lavora, non si hanno ristori e non si vede una via di uscita. La terza componente dirompente sono il caro bollette. Si è cominciato col metano, poi siamo andati avanti benzina, gasolio. Naturalmente questo comporta aumento dei trasporti, aumenta un arrivo di bollette enormi, perché si sta parlando di gente che pagava 1.000 euro di bollette, ne paga 3.000, e quindi la gente si trova in una grande difficoltà. Spero che qualcuno raccolga queste nostre osservazioni, questi nostri grido d'allarme, perché è veramente un grido d'allarme, le imprese sono allo stremo, e faccia qualcosa per risolvere questa situazione. Troviamo un modo per non far chiudere in casa centinaia, migliaia di persone inutilmente, perché questi non hanno niente, se ne stanno lì in casa chiusi, non possono fare niente e bloccano tutta l'economia.